Ben ritrovati in un altro video. Salve a tutti, popolo di Sport, ed eccoci qua in questa piccola rubrica senza editing. Ormai vabbè, l'avete capita, è una rubrica a parte. C'è la luce che sta una cacata, vedi, forse così è meglio. Mamma mia, ho perso la vista facendo sto gesto, ma comunque è forse anche il fuoco della fotocamera. Oggi parleremo di un argomento abbastanza particolare, forse l'avete visto anche, non so se l'ho scritto nel come titolo proprio questo, oppure mettere un altro titolo strano. Se sentite rumori, perché in casa mia, cioè sopra, a me fanno perennemente lavori. Questo è un palazzo che si sta evolvendo, stile Digimon, stile Pokémon, e secondo me tra qualche anno arriveremo ad avere 6 o 7 piani in più che non erano stati contemplati nel progetto iniziale. Detto questo, oggi parleremo di un argomento abbastanza particolare, controverso, un pochettino strano, è perché la gente puzza in palestra. Tu dici, Giuseppe, ma è normale, suda e puzza. Allora, tralasciando il fatto che di per sé la palestra come luogo, a meno che non è particolarmente aerioso, passa molto aria, però comunque io mi riferisco alle, per esempio, alle palestre piccole, dove sono un pochetto più claustrofobiche, essendo che è un luogo dove si sviluppano un sacco di, appunto, c'è sudorazione, fiato, quello e quell'altro, ecco, anche ogni tanto qualche puzzetta, comunemente detto una loffa o un confettino, sgasano le persone, si va a creare che cosa? Un ambiente stile ecco Pripyat, e quindi altamente tossico e radioattivo. No, detto questo, comunque, e quindi si crea un po' di cattivo odore. Io non parlo della palestra, che giustamente, essendo il centro di ritrovo di moltissime, non tutte le palestre sono così, tipo la palestra come alleno io è 1000 metri quadrati ed è bella, bella aerosa, quindi non abbiamo questo tipo di problemi, anche se scorreggi, cioè, se butti i confettini, che cacchio, non ti sente nessuno, e vai che meraviglia. Però sto parlando della persona in sé per sé. Ah, vabbè, ma quando sudi, magari c'hai una sudorazione un po' più particolare, una sudorazione un po' più acida, magari l'ormone, quello e quell'altro. Allora, sì, lo posso comprendere, ma se tu sai che vai incontro a questo tipo di problemi, mi prudi un occhio in tutto ciò, se tu sai che vai incontro a questo tipo di problemi, semplicemente prendine atto. Guarda che... cioè, avere una sudorazione non è una questione che possiamo decidere noi. Allora, io oggi decido di sudare e puzzare. Non è così che funziona. Io so che ho una sudorazione un po' particolare, anche perché la maglietta me la tolgo, mi annuso, insomma, cerco di capire che da dove viene questa puzza di morto. E se sono io che puzzo di morto, cerco di contrastarlo con dei deodoranti particolari, magari vai dal farmacista, dal dermatologo, ti può consigliare qualcosa magari un po' più delicato per la pelle, magari un po' più forte contro il sudore, vai, ti prendi un bagno schiuma, ti lavi un po' di più, tutte queste metodiche qua. Ma io parlo di gente che già viene che puzza in palestra, ok? Questo è dovuto a che cosa? All'utilizzo soprattutto di indumenti di tessuto sintetico. E il tessuto sintetico, a meno che non sono dei tessuti abbastanza particolari, parlo di marchi che qua non sto a dire, a ripetere, però comunque sono dei marchi molto famosi, fanno del tessuto estremamente tecnico, della serie che una magliettina aderente ti può costare 80, 90, 100 euro, ecco, dove c'è un'alta traspira, insomma, c'è un'alta qualità dei materiali e quant'altro. Allora, quelli si possono salvare, a meno che non produci, non lo so, acido muriatico, allora anche in quel caso puzzi di cadavere, però nel senso, almeno possono, ecco, sopportano, ok? Però quando si usano dei materiali sintetici, perché magari viene dai paesi cinesi, ma di bassa qualità, dove non c'è una grande cura al dettaglio, ah vabbè, ma tutti i grandi marchi vanno a produrre in Cina. Sì, ho capito, però io ho notato che una maglietta di un marchio X, e voi lo sapete benissimo a che cosa mi riferisco, comprata 85 euro, la uso da 2 anni, non puzza, anche se sintetica. La maglietta comprata per esempio dal China sotto casa, comprata 5-6 euro, dopo 3 volte che la usi, scusatemi, c'è una puzza che è un misto fra lieviti, non lo so, sintetico, deodorante che se giustamente si è incrociato, cioè non è così che funziona. Quindi, per almeno contrastare
attraversando appunto l'igiene personale che con docce e tutto quanto, vanno a contrastare con tessuti che lasciano traspirare la pelle, lasciano del cotone, ok? Che vabbè, assorbe il cotone, poi lo prendi, lo butti nella lavatrice e buonanotte, e si toglie tutto. Il sintetico purtroppo, raga, non va bene. È la cosa più grave. Ok. È la cosa più grave che c'è, è che molte persone, convinte di non aver sudato in palestra, si tolgono la maglietta, tanto io non ho sudato, la prendo, la metto da una parte, il giorno dopo vanno in palestra con la maglietta asciutta del giorno prima, che puzza del giorno prima, è sintetico, puzza, mamma mia, e quando ti metti quella praticamente sembra che sta arrivando, non lo so, una chiatta praticamente di immondizia, di spazzatori, munnizza come diciamo noi qua a Crotone. E tu, certe volte a me è capitato che quello a fianco a me avesse fatto un gesto del genere, perché si vede poi in palestra, soprattutto chi va spesso, no? Le magliette che utilizza, e praticamente senti, cioè, l'odore, la puzza mi dava talmente tanto fastidio, perché poi l'acrilico c'ha questo odore che ti penetra proprio qui dentro, no? Poi sale nei dotti lacrimali, ok, ti fa piangere, poi sale a livello del cervello, ti annulla praticamente ogni tipo di sinapsi e controllo motorio e inizi a sclerare e tu praticamente non ti riesci a concentrare sull'esecuzione. Una volta mi sono allenato in una palestra che era molto più piccola, che è stata una delle mie prime palestre, dove c'è un ragazzo che utilizzava anche 2 o 3 volte la stessa maglietta e noi lo vedevamo, perché era sempre la stessa maglietta scolorita nello stesso punto, con il marchio mangiato da un lato sempre nello stesso punto, quindi era la stessa maglietta. La usavamo anche per 2 o 3 giorni. Allora che gliel'abbiamo detto? Gli ho detto, senti, prendi i provvedimenti, buttala, perché c'è una puzza che non si può stare. Stessa cosa per esempio per le fasce che servono per bloccare i polsi, o per le fasce o per i guantini. Certe volte mi danno delle mani, ah, tanto i guantini, sai, sta alle mani, non suda. Ma non è vero un cazzo, ma non è vero, perché suda, perché puzza, perché pelle, ok? Perché è sintetica, perché fa schifo l'odore che manda, puzza di fogna, sembra che ti hanno scorreggiato nelle mani, fondamentalmente. Quindi ho capito l'ormone, che io puzzo ormone, che con la doccia e tutto il resto, ma almeno i cazzo degli indumenti, degli abiti, delle fasce qua, dei guantini, li volete cambiare ogni tot, pulire, ok? Lavare, questo pure andare, pulire, lavare e fare una bella toilettatura come cazzo si deve, perché se no le palestre diventeranno, ripeto, dei piccoli reattori nucleari che basta che qualcuno, arrivato a un certo punto, molla l'ennesima scorreggia potentissima, magari una scorreggia pure proteica che puzza di uovo marcio, e quella palestra scoppia, implode, ok? Squaglia i manubri, squaglia praticamente la pelle che c'è sulle panche. Ok, ragazzi, un attimino di. Ok, mi alleno, sto bene, però anche un attimino di rispetto per chi sta a fianco. Perché quando tu vai a dare la mano ti presenti, almeno non devo sentire che mamma mi ha cagato nelle mani questo. Ma non esiste, ok? Non esiste proprio. Quindi, ragazzi, io spero che anche questo tipo di video, adesso l'abbiamo buttata su ridere e scherzare, però è stato più che altro uno sfogo, non lo so come definirlo. Però ragazzi, era un video molto goliardico, molto leggero, anche per alleggerire un pochettino il canale, insomma, ormai l'avete capito, questi tipi di video così pronto consumo con questo tipo di sfondo, a me diverte farli, li carico, cioè li registro e li carico direttamente e li adoro tantissimo. Ok ragazzi, io. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, fatevi fare, spero che abbia fatto fare almeno 4 risate, perché se no non avrebbe senso di esistere questo video, però a me ha fatto ridere e piace farlo, ok? Ragazzi, io vi lascio un buon allenamento da InSport. Ciao!